prima contro seconda, super sfida in campo e sugli spalti. Avevamo previsto più di 10.000 spettatori, si arriverà probabilmente a 12.000 unità con 1.500 tifosi calabresi. C'è davvero tutto per assistere ad un grande evento. Da urlo i numeri del Catanzaro: 38 punti, 0 sconfitte, 39 gol fatti, attacco più prolifico d'Italia, migliore anche del Napoli, capolista del massimo campionato. Soltanto 6 le reti incassate, equamente distribuite in 3 partite. Ergo 11 gare su 14 senza subire gol. I due tecnici, Colombo e Vivarini. Abbiamo voglia di misurarci e confrontarci contro una che ritengo senza una, la squadra più forte delle 60 di Serie C in questo momento. Per me la squadra del Pescara sembra la più forte di tutte, al di là diciamo poi della situazione attuale. Un ritmo clamoroso, ma il Pescara insegue a sole 3 lunghezze. Eccellente il cammino dei biancazzurri, 5 vittorie consecutive. È chiaro che più si alza il livello, meno margini di errore ti puoi concedere. Pur non brillantissimo come qualche settimana fa, il Pescara è riuscito a portare a casa partite senza dubbio complicate. Su tutte, l'ultima di Torre del Greco. Sicuramente dobbiamo ritrovare quell'intensità nella fase di non possesso che ci ha contraddistinto nelle prime giornate di campionato, ma anche quella brillantezza, quel coraggio di andare ad attaccare in modo equilibrato gli spazi che gli avversari ti possono concedere o che ci creiamo attraverso il gioco. Per cui è questo che si chiede, si chiede di ritrovare un po' quello che è stato il Pescara di qualche giornata fa. Hanno comunque una rosa attrezzata, l'hanno dimostrato in queste partite precedenti. Hanno un gioco ben consolidato, però chiaramente noi abbiamo una diversità di gioco che sicuramente li metteranno in grossa difficoltà. Recuperati Plizzari, De Sogus e Crescenzi, il probabile 11 Plizzari tre pali in difesa: Cancelotti, Brosco, Boben e Milani. A centrocampo Giabua, Kraia e Mora. In attacco torna titolare Lescano, confermatissimo Cuppone, terza maglia Tupta, novità sostanziale, ultima gara da titolare lo scorso 1 ottobre in casa col Monterosi. Catanzaro privo dello squalificato Gatti e dell'infortunato Rolando. Sistema di gioco 3-4-2-1-1-2, che dir si voglia. Fulignati tre pali, Martinelli, Brighenti e Scognamillo nel cuore della difesa. Sulle fasce il croato Scetum e Van de Putte a metà campo, Verna, abruzzese di Lanciano e Ghion, Sunas e Biasci tra le linee a supporto di Iemmello, capocannoniere del girone con 9 gol. L'ex Vivarini, abruzzese di Ari, mai KO col Delfino, 3 vittorie e un pareggio. Imbattuto anche da calciatore, era un buonissimo centravanti, militava in B nel Cosenza, allenato dal compianto Gianni Di Marzio, stagione 90-91. Al San Vito finì 1-1, reti di Monelli e dello sfortunatissimo Catena, ex Torino, scomparso prematuramente. Vivarini ha giocato 3 anni nelle giovanili biancazzurre dal 1983 al 1986, ha cominciato la carriera di allenatore proprio nella Pescara, prima il rapporto speciale con Maurizio Sarri nel 2005-2006. Vivarini, pensate, stilava le relazioni sulle squadre avversarie per conto dell'attuale allenatore della Lazio. Poi la grande opportunità che arriva nel dicembre 2006 dopo l'esonero di Aldo Ammazzalorso. Da qui Vivarini comincia il percorso da tecnico con tante soddisfazioni, partendo dal miracolo salvezza in Serie D alla guida del Luco Canistro. Per me, voglio dire, io sono nato sia come giocatore e sia come allenatore lì a Pescara, sono un figlio del Pescara, posso dire, sono molto legato al mio Abruzzo. Io ho vinto a Chieti i campionati, ho vinto a Teramo, è chiaro che per me, insomma, una partita a cui tengo molto a far bene. Le immagini di alcuni precedenti all'Adriatico, tutti in B. 4 marzo 1984, avanti 2-0 i biancazzurri di Tom Rosati, con i gol di Caputi e Roselli, accorcia Lorenzo, Tris, Di Sandro, Tovalieri e Di Bivi, fissa il risultato sul 3-2. 27 maggio 1990, penultima di campionato, congedo davanti al pubblico amico, tutta la delusione dei tifosi della Nord in questo striscione. Catanzaro già retrocesso, il Pescara di Reia subentrato a Castagnere per
perde 1-0, decide questo gol di Bressi in sospetta posizione di fuorigioco. Le ultime due sfide, 20 aprile 2005, il Pescara di Simonelli batte di misura il Catanzaro di Bolchi, apre Ernesto Terra, cresciuto nella Renato Curi, quinto gol in campionato, 2-0 di Federico Giampaolo assistito da Max Verricchio, ma i calabresi non si arrendono, corona di mezzo allo svantaggio dopo un minuto, gran gol di Ascoli, quasi allo scadere ci pensa il solito re Federico, finisce 3-2. La stagione successiva, 4 febbraio 2006, il Catanzaro di Bruno Giordano espugna l'Adriatico, era il Pescara di Maurizio Sarri, del quale Vivarini era, come detto, strettissimo collaboratore tecnico, gol partita di Gissi, destro di controbalzo che trafigge Vlada Avramov.